Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono il maestro d'armi Alessandro Fantini della sala d'armi Tre Ponti Comacchio e della sala d'armi Inferro Veritas Roma. Oggi faccio questo video dove tratterò un tema del bastone da passeggio e un po' anche la sua storia. Il video sarà diviso in tre parti perché altrimenti sarà troppo lungo. E incomincio subito con la sciabola curva ussara o napoleonica e in tutti gli eserciti europei che hanno praticamente incominciato la scherma di una sciabola curva. Ok? Perché la sciabola ha a che fare con il bastone da passeggio? Non solo la sciabola, ma anche la spada e lo stocco, anche come fioretto. Allora, dovete sapere che il bastone da passeggio, secondo me, è l'arma più vecchia che una persona possa aver condotto con sé sin dai tempi dei tempi. Forse c'è stato prima il bastone e poi il coltello in selce. Facendo un passo molto avanti, le guerre dove i soldati usavano le sciabole per combattere, quando venivano feriti e congedati dall'esercito, non potevano portare più con sé il loro strumento da combattimento o da difesa, cioè la sciabola, o alcuni chiamano, fanno tutto comune, la spada. Allora, cosa facevano come ausilio da passeggio o da difesa? Usavano un bel randello e alcuni se lo facevano proprio nelle stesse misure e peso della loro sciabola. Andiamo a vedere un modello tipico quasi irlandese, con un fusto bello massiccio per tirare dei bei fendenti. Con questi bastoni non si combatteva come Zorro o D'Artagnan, perché non erano concepiti per l'uso di stocco, ma bensì per dei colpi a due mani o dei fendenti da sciabola, come se avessimo una sciabola vera da combattimento o da guerra. E ecco perché i fusti che derivano dalla sciabola sono massicci e pesano anche oltre 1 chilo. E prendo un altro, un po' più moderno, palla in bronzo, peso circa 600 grammi. Non so se sentite il rumore. Ok? Fusto in Manao, e anche questo veniva usato dai soldati intorno 1800, tutto il 1900. Ok? Bel pezzo massiccio ricostruito da me. Altri bastoni sempre derivati dalla sciabola sono quei bastoni con i pomelli, anche questi ottimi per tirare dei fendenti, okay? O usare all'americana o alla irlandese. Okay? In Italia più che altro si usava schermare di sciabola con questa tipologia di bastoni e con i pomelli. Altre tipologie moderne, questo della Cold Steel, questa della United, sono bastoni che rappresentano la scherma di sciabola, questo più tradizionale irlandese, ma questo è quello che magari anche oggi come bastone da difesa moderna o da passeggio sicuro si potrebbe utilizzare.
quanto sia legale andare in giro o passeggiare con questi bastoni. Fin quando non lo usate, tutto è tra virgolette legale. Ovvio che vi chiederanno perché avete un bastone così robusto se pesate 60 kg. Se siete 1,90 m e pesate oltre i 100 kg, ovvio che per sostenere il vostro passo ci vuole un bastone decente. Ora passiamo a due tipologie o barra tre tipologie di bastoni. Bastone a manico d'ombrello, anche questo tipico per la scherma di sciabola, sia così che così, o per il combattimento corpo a corpo. Se munito di una punta si può usare anche come stocco, ma questo ci arriveremo dopo. Bastone di tipologia americana, sempre con manico ad ombrello, ma con impugnatura a becco di corvo. Perché nella scherma di tipologia americana di un maestro amico lo usano per agganciare la persona e forare eventualmente anche la carne. È munito di un tappo di sicurezza perché in America bisogna avere la giustificazione che il bastone sia un bastone sicuro da passeggio, dopodiché lo potete modificare un po' come volete, ma non troppo. Già questo siamo al limite, del custom per la difesa personale. Un altro bastone di ispirazione, Chris, come le armi filippine, sempre con una punta a becco di aquila o di corvo, e anche questo è un legno composito bello robusto da tirare fendenti o anche piccoli colpi di punta per fermare, ma se non ha una punta, il colpo di punta qua porta gran poco in una situazione di difesa personale. Arriviamo a una cosa per i tempi moderni, una mazza da hockey da prato. Alcuni le usano ancora adesso come bastone da passeggio, un po' da design, le lavorano un po', ma è sempre ciò che rimane, un attrezzo sportivo legale da poter tenere anche in macchina. Abbiamo un altro randello, perché di bastone da passeggio non si può parlare, un randello con una bella noce, sempre da scherma da sciabola, ma questa volta con una punta chiamata Alpenstock, bastone delle Alpi. Okay. Qui si può affondare con due mani, okay, come anche i veterani lo usavano, come se avessero il loro fucile con la baionetta per lavorare di punta, ok? E colpire con il calcio. Poi su come si usavano le varie tipologie di bastone faremo dei video a parte, dove mostreremo delle tecniche di combattimento sia con il bastone portato a due mani, impugnato come se fosse un fucile con la baionetta, o semplicemente a modo di scherma di sciabola. Sciabola non intendiamo quella olimpica, ma quella storica e da guerra, e per la difesa personale sempre dell'epoca. Chi usava la sciabola per la difesa personale all'epoca erano i militari e la gendarmeria austriaca, tedesca, la polizia all'epoca italiana e i vari militari. E ora passiamo a due tipologie di bastoni pesanti, uno in Manao parigino con un pomello a tubo e si usava anche nelle Filippine come arma più come mazza che come bastone. E un altro bastone da Apache marsigliese, che è un bastone in Manao, non è rattan. Okay. E con il pomello di piombo a pipa.
Questo pesa solo il pomello sui 300 grammi, il bastone completo 600 grammi, perciò può essere, dato che ha il peso dietro, un ottimo bastone da scherma, ma la Apache non era un schermitore, era un rissaiolo, e lo usava più che altro per rompere gli arti inferiori o dare le botte in testa. Un po' anche come questo, o tutti i bastoni che hanno un pomello possente. Ok, allora, come prima parte del video, il video finisce qui e incomincerò un secondo video dove vi parlerò dei bastoni leggermente più leggeri, sia con pomello che con manico da ombrello. E ricordate, se il video vi è piaciuto, mettete un like, mettete un commento sotto il video e fate delle domande, io appena posso vi risponderò. Dalla sala d'armi Tre Ponti è tutto, ci vediamo al prossimo video.